Ciao ragazzi, l'Inter esce dalla Champions League contro l'Atletico Madrid nella gara di ritorno ai rigori. C'è delusione ovviamente, c'è rammarico, ma come ho detto, l'Inter non era una squadra che aveva come obiettivo la Champions e non sarà questa eliminazione a decidere se la stagione dell'Inter è positiva o no, ma ho sempre detto che sarebbe stato il campionato. Per quanto riguarda la partita con l'Atletico, abbiamo purtroppo avuto delle mancanze nei momenti chiave, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio, aver preso subito gol con loro che erano praticamente a terra, averli ringalluffiti, è una delle sliding doors della partita. Però parto dal presupposto che in queste partite eliminazione diretta, se 8 undicesimi dei tuoi giocatori sono insufficienti, perché Pavard malissimo, errori sul gol, De Vrij stava facendo anche bene, ma la marcatura sbagliata su Depay, che ha portato il gol del 2-1, è grave. I tre centrocampisti impalpabili hanno perso non so quante palle, Dumfries non ne parlo nemmeno, e poi davanti Thuram ti ha tradito sbagliando dei gol incredibili. Lautaro Martinez c'è stato o non c'è stato, nel senso che comunque sia è stato più presente, però molti momenti se li è presi di pausa è difficile andare avanti. L'Atletico merita di andare avanti per quello che ha fatto, perché ha avuto più determinazione nelle palle sporche, come il gol che trovano dell'1-1. Il palo di Depay, per esempio, anche lì su rimpalli, erano più pronti di noi. Hanno avuto anche sicuramente quel filo di esperienza in più, e chi è entrato dalla panchina per loro è stato impattante positivamente, mentre quelli che sono entrati da noi non hanno dato quello che si sperava, ma non l'avevano dato i titolari, figurarsi gente che partecipava per la prima volta a un ottavo di finale. La verità è che sono mancati quelli, come detto, da cui ti aspettavi tanto. E i dettagli fanno la differenza, non sto neanche a parlare dei calci di rigore, che anche lì sono dettagli, ma obiettivamente è meglio lasciar perdere. Sono dell'idea che quando vai a calciare un rigore, se non sai come batterlo, tiralo come l'ho tirato a Cerbi. Se hai culo, il portiere si sposta, se no te lo para, perché tirarli come li abbiamo tirati è stato qualcosa di inguardabile. Ma vabbè, la partita è che molti tifosi, dico, sono delusi e ci sta, però bisogna guardare in faccia la realtà. Questa squadra sta overperformando, sta facendo di più di quello che è il suo reale valore, perché Lautaro Martinez in campionato sta prendendo una stagione incredibile, come Thuram, e secondo me il loro reale valore è di meno di quello che stanno facendo. Mettiamoci il fatto che comunque sia tutta la squadra gira, hai anche comunque sia fortuna e hai ottenuto un vantaggio importante su chi ti insegue, però obiettivamente si è pompato un po' troppo. Questa squadra non ha le riserve adatte per poter competere sia da un lato che dall'altro, ovvero campionato e Champions. L'obiettivo è il campionato e dobbiamo ancora conquistare comunque sia quello che è il nostro obiettivo, anche se stiamo intraprendendo un cammino importante, ma adesso dobbiamo concludere. E in Champions più vai avanti, più i limiti si vedono. Limiti comunque sia che ci stanno, perché chi pensava che questa squadra potesse far man bassa, mi dispiace, è un povero fesso, un povero stolto. La verità è che questa squadra deve essere migliorata e non deve essere eventualmente la vittoria dello scudetto a dire: ma sì, va bene Sanchez, rinnoviamolo. No, bisogna fare delle valutazioni, perché ci sono diversi ruoli in cui questa squadra deve essere completata, se non migliorata. E poi soprattutto bisogna che crescano soprattutto quei giocatori che sono mancati oggi. Tre centrocampisti impalpabili,
parte che Mkhitaryan comunque ha una certa età, però Çalhanoğlu e Barella mi sembrava di rivederli nella finale di Istanbul, inesistenti. Lautaro ha dato due belle palle, sì, si è fatto vedere di più, però non basta, non basta. E quindi ce ne andiamo a casa, ce ne andiamo a casa, ripeto, l'Atletico ha meritato, poi sulle due partite, se tu sbagli tanti gol, è giusto che passino chi è più cattivo sotto porta, e anche loro ne hanno sbagliati tanti comunque in questa gara di ritorno. Ma va bene, nel senso che dobbiamo fare esperienza e guardare il reale valore di questa squadra, perché si è sovrastimata. Non sul fatto che questa squadra possa vincere lo scudetto e debba vincere lo scudetto, quello ci sta, però sul fatto che giocando bene, avendo così tanti punti di vantaggio, si pensasse che si potesse fare man bassa anche in Champions League. In Champions League ci sono fattori totalmente diversi da quelli che sono rappresentati in campionato, sono due competizioni totalmente differenti e oggi l'Atletico Madrid lo ha dimostrato. E per essere competitivo sia da una parte sia dall'altra serve avere una rosa all'altezza, sia per quanto riguarda i titolari, sia per quanto riguarda le riserve. E noi non ce l'abbiamo, soprattutto in attacco. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo sempre di seguirci sul nostro canale Twitch e YouTube, nostre pagine Facebook e Instagram, e sempre, sempre, sempre Forza Inter. Ciao a tutti!